Si racconta che dal 1764 per 3 anni la regione francese del Gévaudan sia stata terrorizzata dagli attacchi di una feroce e inafferrabile creatura, responsabile di decine di sanguinose uccisioni. C'è chi ha parlato di lupi mostruosi, di creature ibride o addirittura di licantropi. Gli attacchi ci furono per davvero in Francia in quell'epoca, ma chi o che cosa ne fu responsabile? È un mistero che affrontiamo oggi a Strane Storie. Ci sono creature misteriose che non fanno particolare paura, no? Pensate per esempio al mostro di Loch Ness, vi ricordate, ce ne siamo occupati un po' di episodi fa, alle sirene per esempio, anche di queste abbiamo parlato, o del Bigfoot, un altro a cui abbiamo dedicato una puntata poche settimane fa. Poi però ci sono degli esseri che sembrano usciti da un qualche incubo e magari sono addirittura veri. Tra questi si trova certamente anche la bestia del Gévaudan. I testimoni che sopravvivono agli attacchi di questa creatura hanno detto che aveva le dimensioni di un bue, una mandibola enorme, orecchie corte e dritte, pelo rossiccio sulle zampe e nero sui fianchi. Questo dunque l'aspetto sarebbe della creatura che nel XVIII secolo aveva terrorizzato tutta quanta la regione del Gévaudan in Francia e aveva mietuto più di 100 vittime. Ma che cosa successe veramente? Ben trovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e questa è Strane Storie, la mia serie settimanale dove ci ritroviamo ogni venerdì per andare così a indagare con gli strumenti della scienza, della razionalità, vicende ai confini della realtà e indagare fenomeni misteriosi e credenze eccezionali è proprio il tema del mio nuovo corso online di psicologia dell'insolito che parte proprio oggi. Se andate al sito massimopolidorostudio.com scoprirete ogni cosa. Vi siete mai chiesti perché le persone credono all'incredibile? Credere di avere vissuto o di vivere delle esperienze eccezionali è molto più facile di quello che si pensi. Io sono Massimo Polidoro e da quando sono un bambino sono affascinato da questo tipo di domande. Ma sono le stesse domande a cui cerca di dare risposta una disciplina che nei paesi anglosassoni si chiama Anomalistic Psychology e che in Italia io ho chiamato Psicologia dell'insolito. È una disciplina che recupera tutte le conoscenze scientifiche, le scoperte della psicologia, delle neuroscienze, per trovare una soluzione a quelli che sono stati a lungo ritenuti misteri inspiegabili oppure fenomeni di natura paranormale, se non addirittura sovrannaturale. Ho anche avuto la possibilità di tenere per la prima volta e finora unica un corso universitario di psicologia dell'insolito presso la facoltà di psicologia dell'Università di Milano Bicocca e siccome in tanti mi hanno chiesto di condividere le mie lezioni su questi argomenti, ho pensato di realizzare questo corso di psicologia dell'insolito. Insomma, se anche voi siete affascinati dal mondo dell'incredibile, se volete scoprire quelle che sono le reali potenzialità della nostra mente, di cui parleremo, ma allo stesso tempo non volete illudervi e non volete soprattutto farvi prendere per i fondelli, bene, penso che questo corso faccia proprio per voi. Io sono Massimo Polidoro e sono pronto per cominciare. Se dunque come me siete affascinati, siete incuriositi da questi argomenti, vi invito a visitare appunto il sito massimopolidorostudio.com e a scoprire che cos'è e come funziona il mio corso di psicologia dell'insolito, che è adatto a tutti, non c'è bisogno di aver fatto chissà quali studi per poterlo seguire. Vi aspetto. E ora torniamo alla bestia del Gévaudan.
Questa particolare regione nel centro della Francia è tutt'oggi una zona molto boscosa e selvaggia, con un clima che la gente del posto sintetizzava in due versi ritmati: 9 mesi d'inverno, 3 mesi d'inferno. Nel XVIII secolo i suoi abitanti si dedicavano principalmente all'agricoltura e all'allevamento. Gli uomini lavoravano i campi, mentre le donne e i bambini si occupavano di portare il bestiame a pascolare. Ed è proprio così che fa la sua prima apparizione la misteriosa creatura. Nel marzo del 1764 una pastorella che si prendeva cura della sua mandria vede il mostro avvicinarsi, ma le vacche che accudisce la difendono e così la ragazza ne esce indenne. 3 mesi dopo, il 30 giugno, un'altra ragazza di 14 anni è molto meno fortunata e diventa la prima vittima ufficiale della bestia del Gévaudan. Il suo corpo, il corpo della ragazza, parzialmente divorato, viene ritrovato nell'erba. Non ci si meraviglia più di tanto in realtà, perché in fondo è un'epoca quella in cui gli attacchi dei lupi erano all'ordine del giorno. Succedeva anche in Italia, non solo in Francia, dove ogni anno almeno 30 persone venivano uccise da questo tipo di aggressioni. Dicevo che succedeva anche in Italia. Intorno a Milano, per esempio, venivano avvistati nel 600, anche all'inizio del 700, branchi di lupi pericolosissimi e i confini della città erano protetti da guardie armate anche per difendersi da questo tipo di aggressioni. Tuttavia, nel Gévaudan gli attacchi si moltiplicano. Ad agosto un'altra ragazza scampata a un attacco descrive questa misteriosa bestia come qualcosa di orribile, metà lupo e metà tigre, con grandi artigli e una lunga coda. Gruppi di uomini si organizzano e cercano di catturare la bestia, ma hanno così poco successo che alla fine le autorità della zona chiedono un aiuto niente meno che al re Luigi XV, che invia una squadra di dragoni, cioè le truppe scelte di fanteria a cavallo, per cercare di scovare e uccidere questa bestia. Tuttavia l'arrivo dei dragoni fa solo in modo che la bestia cosa fa? Fugga in zone più remote del Gévaudan, dove riprende le sue abitudini. Il 5 ottobre la creatura viene avvistata nei pressi del castello di Bessé, mentre si avvicina di soppiatto a un pastorello ignaro. Ci sono però degli altri uomini armati e colpita da alcune fucilate, questa bestia si rialza ogni volta e riesce a fuggire. Tutti però pensano che non ce la farà, non sopravviverà, e invece 2 giorni dopo viene rinvenuta un'altra vittima, o perlomeno una parte. Solo dal collo in giù, la testa infatti sembra sparita e sarà ritrovata solo la settimana successiva. Per il modo in cui attacca, le ferite che provoca, le numerose vittime, sono trascorsi solo 4 mesi dal primo attacco e ci sono già una dozzina di vittime. La bestia non assomiglia a nessun animale, nessun predatore conosciuto nell'area. In più, per quante battute di caccia si organizzino, riesce sempre a scappare, come se avesse quasi dei poteri sovrannaturali. Non tutti gli incontri con il mostro però sono fatali, come abbiamo visto. A gennaio dell'anno successivo, un gruppo di pastorelli, un gruppo di bambini, subisce un nuovo attacco. Il mostro riesce ad afferrare con le sue fauci uno di loro e cerca di portarselo via. Gli altri bambini, che chiaramente avrebbero voluto scappare terrorizzati, vengono però fermati da uno di essi, Jacques-André Portefeuille.
che li incoraggia al contrattacco. Allora i bambini si organizzano per scacciare la bestia, conficcandole addirittura dei paletti affilati negli occhi, e in questo modo costringono l'animale a scappare, salvando il loro compagno. Così il giovane Portefè diventa un eroe da un giorno all'altro, e lui e tutti i suoi amichetti, che sono scampati a questa disgrazia, ricevono addirittura persino un premio dal re di Francia per il loro coraggio. Tuttavia gli attacchi non si fermano, anzi si fanno più frequenti e più audaci. La bestia infatti non si limita ad attaccare esclusivamente le persone sole nei boschi, ma si avvicina ai villaggi ed entra persino nei cortili e si avvicina alle case. Dato che né i cacciatori della zona né i dragoni a cavallo sono stati in grado di fare qualcosa di concreto, il re decide di prendere il controllo della situazione. Luigi XV manda un cacciatore molto famoso ed esperto, Jean-Charles de Neva, per vedere se riesce dove i dragoni hanno fallito. De Neva arriva a eliminare ben 74 lupi, ma le aggressioni continuano. La bestia riesce a scappare ogni volta che qualcuno tenta di dargli la caccia e niente sembra ferirla. Ad agosto una ragazza, che se la trova di fronte, riesce con la prontezza di spirito a trafiggerla con una lancia e la spinge addirittura nel fiume. Per alcuni giorni si pensa che finalmente tutto è finito, invece non è così. Nonostante le ferite, la bestia continua a seminare il panico per tutta la regione. Il re è insoddisfatto, licenzia De Neva e manda un soldato, François Antoine, che oltre a essere un eccellente cacciatore, era convinto che il mostro non fosse in realtà un semplice lupo. Alcuni giorni dopo, Antoine vede un lupo particolarmente grande e riesce a ucciderlo. Sono necessarie diverse fucilate per abbatterlo. E quando ce l'ha di fronte si rende conto che nessuno aveva mai visto un esemplare così colossale. Una volta misurato risulta lungo 143 centimetri, 190 con la coda, quasi 2 metri, alto al garrese 86 centimetri, pesante oltre 65 kg. Antoine viene festeggiato come un eroe e persino alcuni di quelli che sono sopravvissuti identificano l'animale proprio come la bestia feroce che li aveva attaccati. I contadini della regione del Gévaudan possono tirare finalmente un sospiro di sollievo, ma non troppo a lungo. All'inizio del 1766 gli attacchi ricominciano. In un primo momento si dà la colpa a un branco di lupi, ma quando in primavera le aggressioni cominciano a moltiplicarsi, non ci sono più dubbi, la bestia è tornata. Ancora una volta si diffonde il terrore e incominciano le ricerche in tutta la regione, fino a che il 18 giugno un cacciatore della zona, chiamato Jean Chastel, trova la bestia, carica il suo fucile e la uccide con 3 colpi precisi. Da quel momento gli attacchi si interrompono definitivamente, l'incubo è finito. Chastel porta il corpo della bestia nel palazzo dove viveva il re di Francia, a Versailles. Quando però lui e i suoi uomini arrivano, il cadavere dell'animale è già in decomposizione, ma un esperto analizza i resti e dichiara con certezza che si trattava di un lupo. Ma che tipo di lupo poteva avere provocato quel disastro? La fiera, l'animale ucciso da Chastel, era effettivamente un lupo lungo 129 cm, coda esclusa, alto 77 cm e pesante circa 55 kg, ma aveva una conformazione anteriore incredibilmente deforme e robusta, con i muscoli della mascella incredibilmente sviluppati. In un cane di razza, bulldog per esempio, questi muscoli arrivano a pesare 250 grammi. In un grosso lupo arrivano a pesare circa un chilo.
Nella bestia, come risultò dall'autopsia, superavano i 3 chili. La potenza del morso doveva essere devastante. Si è ipotizzato che si trattasse di un incrocio, magari fra un cane molossoide e un lupo, ma forse è possibile che si trattasse di un lupo affetto da acromegalia, che è una forma di gigantismo che colpisce soprattutto il volto e gli arti. È una malattia che può essere invalidante tanto negli uomini quanto negli animali, ma non è sempre così. Pensiamo per esempio a un celebre lottatore di wrestling, André the Giant, che a 27 anni era alto 2 metri e 26 centimetri e pesava 245 kg. Divenne un asso nel suo sport, anche se quella malattia lo uccise a 46 anni. Anche Primo Carnera, il grande pugile, no? Il grande campione di pugilato del mondo, era alto 2 metri e 5 centimetri, pesava 120 kg ed era pure lui affetto da acromegalia. Oggi sarebbe interessante sottoporre i resti delle due bestie abbattute da Antoine e da Chastel a un attento esame compiuto alla luce delle tecniche e delle conoscenze, insomma, che si hanno oggi nella scienza. Sfortunatamente nessun reperto è stato conservato. Secondo il racconto che ne fa Delpierre de Bayac, la pelle dell'animale ucciso da Antoine rimase al Museo Nazionale di Parigi fino all'inizio del Novecento, quando si decise di buttarla via perché aveva perso il pelo. Quanto all'ipotesi del licantropo, cioè dell'uomo che si trasforma in lupo, in realtà è un'idea che si basa solo sui racconti di un abate, l'abate Purché, un uomo molto credulone, diciamo pure così, che considerava qualunque storia, qualunque racconto, qualunque pettegolezzo che sentiva al pari di un fatto accertato. In uno dei suoi resoconti, per esempio, l'abate racconta che la bestia, dopo aver spiccato un salto, si sarebbe alzata su 2 zampe e si sarebbe rivolta in perfetto francese al testimone che aveva davanti, vantandosi della sua agilità e aggiungendo: in fondo non è mica male, no? Sono sì un lupo, ma quando sono un uomo sono un vecchio di 90 anni. E via dicendo, favole di questo tipo. Un'ultima considerazione riguarda però il contesto in cui si svolse la vicenda, per capirla meglio. No, per la ricercatrice Nicole Castan dell'Università di Tolosa, in quell'epoca, nella regione della Languedoc, c'erano circa 20 omicidi l'anno compiuti da assassini comuni. Questo potrebbe significare che su un centinaio di uccisioni attribuite alla bestia delle Gévaudan, 60, una sessantina circa erano in realtà dovute a banditi, regolamenti di conti e così via. Quindi non possiamo escludere che alcune di queste vittime siano poi state trovate parzialmente divorate però dagli animali, no? Gli animali notturni che le trovavano morte, dopo essere state uccise invece dai berganti, per esempio. E anche queste morti però potrebbero essere state successivamente attribuite alla bestia. Anche il fatto che si parlò così tanto di questa storia, visto che l'eco ha raggiunto ancora noi oggi, 3 secoli dopo, si deve al notevole interesse giornalistico creato in uno stato, la Francia, in cui la stampa periodica stava attraversando un grande periodo di crescita. Lo stesso interesse che aveva la corte, il re in prima persona, con tutti quei riconoscimenti, le ricompense in denaro, no? I premi ai cacciatori, a tutti coloro che in qualche modo avevano attaccato o ucciso appunto la bestia, i contadini che l'avevano scampata. Ecco, erano tutte cose che devono effettivamente aver giocato una parte importante nel clima di esaltazione generale che aveva creato questa idea della bestia misteriosa del Gévaudan.
Io vi ringrazio per essere stati con me oggi, vi invito ad andare a scoprire il mio corso di psicologia dell'insolito al sito massimopolidorostudio.com. Grazie ancora a voi, grazie ai naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon che ci permette di realizzare questi video, e vi invito, se volete unirvi a noi sull'isola e ad approfittare dei tanti contenuti esclusivi che realizzo, e vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Ed eccolo qua, ti pareva. Ma che bei tempi! A che cosa si riferisce? Ma al tempo in cui io lavoravo in un circo. Ma sa che anche allora c'era chi credeva davvero nei licantropi? Ma pensa un po', non mi dica! Ma se glielo dico, davvero! C'era una signora, mi ricordo in particolare, un inserviente, una donna molto simpatica, molto davvero, che aveva un bel bambino. Ebbene, mi ricordo che questo bambino era terrorizzato dai licantropi. E un giorno, ero lì presente, ero testimone io, si rivolge alla sua mamma e le dice: mamma, mamma, ma esistono davvero gli uomini lupo? E questa donna, con tutta la dolcezza materna che così la rendeva una donna davvero unica, si rivolge al suo bambino e le dice: ma no, figlio mio, che cosa vai a pensare? Adesso però pettinati la faccia che dobbiamo uscire.